Dottor Bervellieri, quale può essere un'alimentazione bilanciata senza proteine animali? Per avere una giornata ben pianificata dal punto di vista della salute, noi dovremmo consumare tutti i giorni questi alimenti che provengono da queste categorie di cibi, cioè dalle verdure, dalla frutta, dai cereali, però esclusivamente in forma integrale. Dovremmo consumare cibi proteici prevalentemente di tipo vegetale, semi oleaginosi e frutta secca, olio extravergine d'oliva, e nella nostra giornata alimentare non dovrebbero essere presenti cibi solidi o liquidi contenenti zuccheri semplici. Faccio notare che questa immagine va altrettanto bene per chi vuole seguire una dieta vegana, una dieta vegetariana o una dieta onnivora, tutte ben pianificate, perché in tutti i casi tutti gli elementi sono identici tranne i cibi proteici, che comunque in tutti i casi devono essere prevalentemente vegetali. Quindi in realtà non esiste contrapposizione fra chi si occupa di aspetti salutistici, fra chi segue una dieta vegetariana, una dieta vegana, una dieta onnivora. Tutti mangiano allo stesso modo e tutti dovrebbero consumare cibi proteici prevalentemente vegetali. Per esempio, in una settimana 5-6 volte i legumi. Poi negli altri 1-2 giorni gli onnivori mangeranno al posto dei legumi 1-2 volte appunto cibi come la carne, il pesce, i latticini o le uova, e i vegetariani mangeranno sempre al posto dei legumi le uova o i latticini, ma il 90% della dieta è di fatto identico, purché si parli di salute, di aspetti di salute, fra queste tre categorie di persone.